il tesoro del proprio cuore. In questa pagina di Vangelo siamo chiamati a guardarci dentro, a guardare la radice profonda delle nostre azioni, per guardare e mettere alla luce del sole se il nostro cuore è guidato o meno dalla misericordia di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo». Andiamo a cercare la sorgente delle nostre azioni. Non è solo dire se faccio buone o cattive azioni. Sono toccato dalla misericordia di Dio? Sono consapevole che senza l'amore di Dio nulla posso fare di buono, nulla in me porta frutto? L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Il cuore immerso nel male non vede il bene. Se siamo nelle tenebre, l'oscurità sarà ovunque andremo. Donami, Signore, la tua luce. Ma come? Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Rischiamo di essere cristiani a metà. Lo siamo magari solo a parole. Siamo attratti dal bene, ma una parte di noi non si fida di Dio. Cosa ho paura di perdere che Dio non mi donerebbe moltiplicato? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. La fede, messa alla prova della vita, rivela la sua natura. Donami, Signore, di scavare nelle mie tenebre i pilastri della tua misericordia. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Nelle tempeste della mia vita, che io non tema di confidare in te.